Avere un gran prodotto non è sufficiente, lo so, qui in Italia si parla sempre di prodotti d'eccellenza, verissimo, ci vuole, è fondamentale avere un prodotto d'eccellenza, dare un servizio d'eccellenza, e a volte la combinanza dei due elementi è ancora più rafforzativo, però non è sufficiente, perché questo ti sposterebbe nel mindset aziendale, nel mindset comunicativo verso il prodotto, quindi ti sposterebbe nella tua comunicazione verso il mercato esterno a valorizzare i tuoi prodotti, a comunicare quanto sono fighi i tuoi prodotti o da quanti anni voi siete sul mercato e quindi siete esperti di determinato settore. Non è sufficiente perché uno, devi considerare che devi lavorare più su quella che è la trasformazione che tu fai ottenere alle persone attraverso i tuoi prodotti e servizi. Qual è il grande beneficio? Dove li porti? Che cosa ottengono? Come si sentono nel acquisire i tuoi prodotti e servizi? Quindi questo è quello che tu devi riuscire a comunicare meglio. La seconda cosa, non è sufficiente avere un gran prodotto, perché devi avere anche un grande marketing che sia in grado di poter vendere, di valorizzare i tuoi prodotti e servizi, perché è un po' come un muro e tu puoi avere un grande prodotto o servizio, ma se le persone si scontrano in questo muro e non riesci a farle superare attraverso un marketing efficace, è normale che le persone non potranno mai accedere ai tuoi prodotti e servizi d'eccellenza. Quindi devi ragionare in modo più ampio, non solo focalizzandoti su quello che è l'aspetto del prodotto o servizio, ma anche sull'aspetto di marketing, quindi avere una visione più ampia di insieme. Ok, quindi avere un grande marketing che vende il tuo prodotto e servizio, che ovviamente deve essere d'eccellenza. Quindi la domanda giusta è: hai un marketing efficace e una comunicazione efficace in grado di comunicare bene il tuo prodotto e servizio?